Seconda giornata più movimentata la Fiera Contemporanea di Roma, benedetta da un sole decisamente estivo, The Root Contemporary Art è stata baciata oggi da una folla di persone. Tra di loro volti noti dello spettacolo e del cinema, da Silvio Orlando a Sergio Castellitto, accompagnato da Margaret Mazzantini, e poi la gentil consorte di Enrico Mentana. Numerosi anche gli avvenimenti della giornata. Il Master Universitario d'Arte della LUIS Guido Carli di Roma ha presentato il progetto che gli studenti realizzeranno a settembre al Museo Andersen di Roma. Questo master è inserito in una serie di Master LUIS che noi chiamiamo i Master Creativi. Ce n'è uno di televisione, uno di publishing, uno di cinema, uno di arte, uno di musica, uno di videogame. Sono dei master post laurea, sono dei master dove si insegnano le professioni del patrimonio artistico, diciamo così, e culturale, e sono caratterizzati tutti da un forte lato pratico, cioè sono tutti collegati a un project work vero, importante, e musica. Lavorano su progetti musicali reali, ad esempio in televisione fanno un programma televisivo, qui ad Arte con la supervisione di Achille Bonito Oliva mettono in piedi una mostra in tutte le sue fasi, cioè dalla progettazione della mostra all'assicurazione delle opere, dal trasporto all'ufficio stampa, alla redazione del catalogo, all'uso delle tecnologie tablet per iPad, iPhone oppure Android che ormai si utilizzano ad esempio per le mostre. Insomma, cerchiamo di dare una formazione ai ragazzi che sia una formazione che li può portare a fare dei lavori nel futuro che magari ancora non esistono, ma certamente esisteranno. Il coordinatore scientifico del corso universitario, Achille Bonito Oliva, illustrando il suo pensiero sull'arte nella capitale, ha intanto sferrato un duro attacco a Vittorio Sgarbi e alla sua direzione alla Biennale di Venezia del Padiglione Italia. Roma ha due grandi musei d'arte contemporanea, il Maxi e il Macro, e una fiera che si sta affermando. Cosa le manca per diventare una capitale dell'arte contemporanea? Il pubblico che stiamo formando, perché c'è anche l'università, questo non va dimenticato. Diciamo che c'è un pubblico, fasce giovanili, che chiedono, c'è una domanda che riguarda l'arte e l'offerta sta migliorando, sia quella pubblica che quella privata, cioè le gallerie. Una domanda d'obbligo, qualche giorno fa è stato presentato il Padiglione Italia per la Biennale di Venezia, un suo commento? Che è un po' come il Padiglione d'Arcore, in uno Berlusconi come commissario invita le giovani artiste della body art a prepararsi a fare le performance, delegandole le mora, e a Venezia una quantità di artisti bisex delegando gli intellettuali, che hanno segnalato chi la moglie, chi la fidanzata, chi l'amante, chi insomma, diciamo che il commento mio finale, parafrasando Goya, che il sonno del curatore genera mostre, e quindi è un tentativo di inflazionare l'arte contemporanea. Non rappresenta il meglio dell'arte contemporanea italiana, quindi? No, intanto perché non c'è un curatore d'arte contemporanea, perché Sgarbi non è un curatore d'arte contemporanea. Non solo non ha esperienza, ma non ha conoscenza specifica né amore per l'arte contemporanea. Lui appiattisce tutto sui modelli materni, la storia, quello che rassomiglia al passato. E quindi in qualche modo questa operazione è un'operazione necrofila, quantitativa e direi dispersiva anche di risorse pubbliche. A seguire poi nel pomeriggio il secondo incontro organizzato da Kaleidoscop sul panorama artistico di Parigi dopo che ieri era stata la volta di Los Angeles. Per Verba Manent il percorso tra le gallerie, Massimiliano Tonelli e il fotografo Marco De Logu hanno accompagnato il pubblico tra le opere in mostra e in vendita in questa fiera 2011. E poi ancora la performance di Franco Lo Svizzero e l'assegnazione dei premi della giornata, quello per la fotografia e il premio Macro Amici.